Buonasera, buonasera, ben ritrovati in Sport, Correre per Sport, programma ideata dalla WISP. Questa è la terza puntata che trasmettiamo, andiamo in onda qui da TV6. Alberico, buonasera, ben ritrovato. Buonasera, abbiamo già preso confidenza con i nuovi studi. Siamo già di casa, dai. Colori sgargianti, si sono anche tranquillizzati tanti podisti e telespettatori che ormai sanno, ci vedono, la sera guardano la trasmissione e poi vanno a letto. Nella prima puntata che siamo stati qui, qualcuno mi ha chiamato e dice: ma dove sei? A casa? Come sei a casa? Anche a me, perché devo dire. Perché non ci trovavano, adesso penso che ci troveranno un po' tutti quanti. Alberico, questa è una puntata in, perché parliamo esclusivamente della 14ª edizione della Maratona d'Annunziana, Maratona Città di Pescara, e possiamo dire senza tema di essere smentiti che sarà sicuramente la maratona, o meglio ancora la gara podistica abruzzese, dove ci saranno più atleti provenienti da fuori regione. Penso proprio di sì, devo dire, quelli di fuori regione già ad oggi saranno veramente 400-500 solo provenienti da tutte le regioni limitrofe. Ti dirò, anche dall'estero, quest'anno si è addirittura iscritta una società belga che verrà a correre la nostra maratona. Ci sono anche atleti che non avevamo previsto, ma che subito abbiamo, ai quali subito abbiamo dato ospitalità come diversamente abili, che correranno con noi. Speriamo sia una bella giornata, speriamo tutto vada per il meglio. Sicuramente sì. E come ogni anno, unite il fatto sportivo in un'altra valenza sociale. Quest'anno vi siete uniti al Banco Alimentare di Pescara. Con noi abbiamo il direttore del Banco Alimentare di Pescara, Cosimo Trivisani. Buonasera, ben arrivato. Buonasera, buonasera. Cosimo, per gli amici Mimmo. Per gli amici Mimmo, sì. Cosimo è il nome di battesimo. Ti ho scoperto giorni fa. Mi chiamano Cosimo. Cosimo non può essere che di origine pugliese, o meglio ancora tarantina. Anche se è adottato oramai da 30 anni in Abruzzo. Accanto alla presidente, buonasera, Anna Michela Masciantonio, presidente della Fantini Vini, società che organizza la manifestazione, nonché moglie del nostro caro amico Alberico Di Cecco. Buonasera, ben arrivata. E poi devo presentare un ospite che non è abituato davanti alle telecamere, sai dove devi guardare, sì. Paolo Renzetti, buonasera. Grazie Roberto, buonasera a tutti. Noto giornalista, meno male che siamo amici, altrimenti mi metteresti in grossa difficoltà. Grazie per il noto. Altrimenti mi metteresti in grossa difficoltà, perché tu sei un grandissimo professionista, ma meno male che sei anche un grande amico, e allora grazie. Tutto è troppo facilitato. Troppo buono, no, caffè pagato, alla macchinetta. È la vera... È la verità, tra l'altro tu sei anche consigliere regionale della WISP da un po' di anni, oltre che a deliziarci con tanti speciali, tanti programmi che parlano della WISP, ci sei anche consigliere regionale. Presidente Carulli ha deciso di cooptarmi. Così ha deciso io. E come fai a dire al presidente? Non posso dire di no. E come si fa? Anche perché poi il presidente ci delizia quando ci dice che si circonda solamente di numeri uno. Così dice lui. E pertanto... bisogna vedere se numeri uno da sopra o da sotto. No, l'importante è che lo dica lui, che sceglie. L'importante è lui. Contento lui. Siamo contenti lui. Il grande Alberto che fa veramente tantissimo per la WISP regionale abruzzese e molisana. Alberico, partiamo allora con il nostro amico Mimmo. Sì, io Mimmo lo ringrazio di essere intervenuto, a parte attiva nell'organizzazione della Maratona d'Annunziana, e allora ho colto l'occasione per invitarlo in qualità di esperto, perché direttore di una grandissima organizzazione quale il Banco Alimentare Abruzzo Onlus. E tante persone me lo chiedono, francamente me lo chiedevo anche io prima di conoscerlo. E noi normalmente abbiamo a che fare con le ASD, le associazioni sportive dilettantistiche, ma premesso che magari entrambe hanno un fine sociale, qual è, Mimmo, la differenza tra una ASD e una Onlus, in parole povere? Ma io provo a rispondere alla domanda, è un po' difficilotta, però ci provo a rispondere, nel senso che secondo me nella forma una è un'associazione sportiva, una è un'associazione di volontariato, ma per come lo vedo io qualche similitudine c'è, soprattutto nell'aspetto, lo chiamo educativo io, cosa voglio dire? Cioè l'associazione Banco Alimentare si occupa di recuperare le eccedenze dalle aziende agroalimentari e ridistribuirle a tutte quelle strutture che in qualche maniera assistono i poveri, e si avvale per farlo di circa 30 volontari stabilmente durante l'anno, e durante la giornata nazionale della colletta alimentare riusciamo a coinvolgere circa 5.000 volontari tra Abruzzo e Molise.
In realtà il successo di questa affluenza di volontari è data dalla base, cioè puntiamo molto sull'aspetto educativo, cioè per quale motivo io faccio il volontariato, per quale motivo decido di dedicare il mio tempo libero ad un'attività di volontariato. Secondo me la similitudine è in questo: rispetto a chi corre per sport, ma anche per vigile, ma anche per una buona causa, come in questo caso qua, secondo me il punto centrale è il soggetto. In un periodo in cui tutti ci barcameniamo perché vogliamo risolvere i problemi, però non ci curiamo del soggetto, cioè della persona, non credo che sia un'arma vincente questa cosa qua. La similitudine la vedo in questo, e lo dico anche perché grazie anche a voi siamo riusciti a coinvolgere la scuola che corre con noi, no? Sì. Che è tutto incentrato sull'aspetto educativo, e secondo me è un'arma vincente questa cosa qua. Noi siamo grati di partecipare all'evento, siamo grati di essere stati scelti come partner di un'associazione sportiva che pur nella forma è diversa dall'associazione di volontariato, ma per noi è stata una scoperta capire anche questa similitudine. Certo. Perché correre, fare sport anche a livello agonistico o per divertimento o per partecipare a un evento, secondo me è altamente educativo per chi vi partecipa, come è educativo per chi decide di dare del tempo libero per una buona causa. E quello che secondo me è anche una similitudine importante, che credo che entrambe le associazioni poi abbiano nella loro forza i volontari, il volontariato, il tempo messo a disposizione dalle tante persone che danno una mano. Beh, sicuramente, noi l'abbiamo sempre detto, e lo ripetiamo oramai da 15 anni, noi senza la gente che viene a fare volontariato da noi non potremmo essere quello che siamo. Cioè la nostra preoccupazione è dare tante tonnellate di prodotti ai poveri, anzi, perché vorremmo che anche il povero in qualche maniera si rimettesse in gareggiata. Però capiamo benissimo che senza i volontari non potremmo fare quello che facciamo. Ma c'è ancora di più, perché noi abbiamo a che fare tra i volontari con gente che ha commesso dei reati, sia da maggiorenne che da minorenne. Quindi non solo educativo, è anche rieducativo, diciamo, il vostro scopo. Rimettere nella... Sicuramente sì, ma avviene non perché abbiamo degli educatori, io non sono un educatore, io sono uno che ha incontrato delle persone da cui è stato accolto e mi accolgo che la persona ha un valore immenso. Certo. Rimettermi in gareggiata non vuol dire fare un piano strategico su di loro, vuol dire che loro riescono ad incontrare un ambiente familiare, cominciano a porsi la domanda, allora si può vivere diversamente, e in qualche maniera qualcuno ne viene fuori, in un'amicizia. E come è nato il rapporto tra di noi? Devo dire, la cosa bella del banco alimentare è che in un momento in cui le difficoltà sono oggettive, ma sono proprio per tutti, banco alimentare, che comunque, devo dire, è approdata alla maratona di Pescara perché ha delle esigenze, proprio delle carenze importanti, riuscite a curarvi invece dei problemi degli altri, a differenza di noi che magari ci lamentiamo per le nostre problematiche, per i nostri problemi. Banca Alimentare riesce, fra mille problemi propri, a gestire problemi di altri. Beh, un po' quello che dicevo prima, noi siamo stati educati a crescere noi innanzitutto nella vita, no? Nell'affronto anche dei problemi. Quest'anno in particolare per il Banco Alimentare è stato un anno di emergenza alimentare. Sì. Cioè spieghiamo anche il problema magari. Sì, il problema nasce dal fatto che sono cambiati i regolamenti della Comunità Europea, quindi c'è stato un anno di stand-by e per un anno non abbiamo avuto il 50-55% di prodotti famosi col marchio CE, che sono quelli che poi vanno consegnati alle strutture insieme a quello che noi riusciamo a raccogliere dalle aziende e dalla giornata nazionale della colletta alimentare. Quindi abbiamo dovuto sorperire a questo problema chiedendo c'è sempre mano... più sensibilità nei privati, comunque non ultimo ieri la raccolta del CONAD. Sì, la raccolta del CONAD andrà avanti tutta la settimana fino alla maratona. Appunto, cioè, voglio dire, ci sono tanti privati che poi si danno... Che credo sia anche un'idea proprio di Mimmo in virtù della partnership di CONAD con la maratona d'Annunziano. Sì, abbiamo deciso di spostare la data per farla coincidere con la maratona, in modo tale che anche far vedere che quello che viene raccolto viene gestito in una certa maniera e va a buon fine, è tanto, perché anche in questa maniera si comunica quello che uno è. Certo.
Abbiamo chiesto anche a delle aziende agroalimentari, stiamo aspettando delle risposte, esporremo anche i loro prodotti a Piazza Salotto se ci arriveranno i loro prodotti. Perché? Perché dobbiamo dare proprio un segno tangibile. Perfetto. A proposito di Conad, io ho visto ultimamente in un centro commerciale la sera i prodotti freschi che vengono buttati, ma non potrebbe essere l'occasione di... i prodotti che stanno per scadere, i prodotti freschi? Beh, noi ci abbiamo qualche collaborazione, ce l'abbiamo con l'Iper di Città Sant'Angelo, con i Penny Market, con Auchan, con gli Oasi, cioè noi ritiriamo quel prodotto che c'è a 48 ore, 24 ore dalla scadenza, lo ritiriamo e lo portiamo direttamente alle mense per il povero. Ma il fresco, il pane, la pizza, i dolci? Ne parlavamo anche l'altra volta, il pane, la pizza, i dolci riusciamo a gestirlo in piccole quantità, cioè il problema è questo qua. Ah, certo, perché è vero poi... che da un lato c'è un grosso spreco di pane, soprattutto. Però dall'altro devi trovare chi nell'arco delle 24 ore riesce che poi. Te lo consuma. Su Pescara ci sono due mense che tra l'altro hanno già loro i loro panifici dove ritirano giornalmente. Quindi da un lato bisogna comunque non sprecare, dall'altro noi facciamo un lavoro anche formativo con le nostre strutture per fargli capire che va bene dare un pacco al mese al povero, ma magari si può dare qualcosa un pochino al giorno ad ognuno recuperando quello che invece viene sprecato. Grazie. Anna Michela, non è solo Maratona Pescara, abbiamo parlato del Banco Alimentare, ma soprattutto si inizia sin da sabato con un'accoglienza quest'anno ancora più importante. Sì, sabato inizieremo alle 16 fino alle 22, saremo proprio a Piazza Salotto presso l'Urban Box per distribuire in primis diciamo, i pettorali e... quindi per offrire un servizio anche in più a tutti i partecipanti che verranno numerosi. Distribuiremo i pettorali e anche tutti i partecipanti potranno diciamo usufruire di tutti gli stand che saranno allestiti lì a Piazza Salotto dei nostri sponsor. E quindi ci sono molti prodotti che riguardano proprio lo sport principalmente e di interesse per i podisti. Soprattutto speriamo di vedere Alberico con la cravatta sabato sera ad accogliere i podisti e soprattutto credo. Chi viene da fuori regione, perché molti vengono per l'amicizia che lega. Sì, certo, assolutamente sì. E sicuramente ci sarà anche lo stand di Banco Alimentare fin da sabato, proprio perché la passeggiata d'Annunziana ha l'intento benefico. Quest'anno ecco, come partner abbiamo Banco Alimentare. Quindi invito tutti a partecipare alla passeggiata con Banco Alimentare, quindi ad iscriversi fin da sabato, poi anche domenica comunque diamo la possibilità, specie proprio per queste gare collaterali, le gare dei bambini e la passeggiata ad Annunziana. Anche perché ne sono diverse di gare, ci torneremo tra poco a parlarne, soprattutto speriamo che sia una bellissima giornata, che adesso sta facendo veramente caldo e speriamo che continui fino a domenica. Paolo, tu sarai presente come... Però non correrò. Passeggiato. Siamo sicuri? Passeggia. Ormai ho peso le scarpette al chiodo già. Cioè senza mai intossarle l'hai già appese al chiodo. Sì, senza mai intossarle, hai detto bene. No, io volevo sottolineare proprio l'importanza diciamo, di questa iniziativa, proprio la valenza sociale benefica, perché queste manifestazioni sono importanti anche da un punto di vista prettamente tecnico, sportivo, però io credo che insomma al di là di questo debba essere sottolineata proprio questa valenza benefica, l'importanza proprio nello spirito WISP di far divertire le persone, i ragazzi, i giovani, i meno giovani, ma di lanciare anche un segnale. E credo che l'aver quest'anno sottoscritto questa collaborazione, mi auguro che sia il primo di tanti anni, questa collaborazione col Banco Alimentare è sicuramente importante, perché bisogna lanciare dei segnali. È un momento difficile davvero per tutti, per tanti, e quindi insomma queste manifestazioni sportive devono servire anche e soprattutto per dare
un segnale concreto a queste persone che hanno bisogno. E questa iniziativa, credo, l'idea della WISP, del presidente Carulli, di Alberico Di Cecco, credo che abbia colto nel segno, perché insomma si fanno tante chiacchiere, si parla tanto, però poi è sempre un po' difficile passare dalle parole ai fatti. Invece io credo che con queste iniziative si lanci un segnale proprio di concretezza, di vicinanza a chi ha più bisogno, e nello spirito della WISP, perché parliamo di Unione Italiana Sport per Tutti, ma nel DNA della WISP c'è quello di far fare sport a tutti, ma di essere vicina a tutti, soprattutto nel momento del bisogno e della difficoltà. Certo, io credo, ne parlavamo ieri con Alberico, ci siamo sentiti telefonicamente, e ho detto che questa potrebbe essere l'occasione per far diventare una maratona a livello veramente importante, una delle migliori, una delle più partecipate a livello assoluto in Italia. Manca veramente poco a questo punto, crederci Alberico, perché stiamo lì, manca veramente poco, forse collaborare ancora con più persone, come stai già facendo quest'anno, che ti sei avvalso delle persone più in che possa esistere, sì, nel mondo del podismo, ognuno nel suo ruolo, come dice il nostro presidente Alberto Carulli. Stai prendendo il meglio da ogni parte. Devo dire di sì, e come dice sempre Paolo, ho avuto la fortuna di trovare tanti numeri uno, e quindi veramente li ringrazio tutti. Non voglio fare nomi, perché certo, altrimenti ne dimentico certo, sicuro qualcuno, però tutto il comitato organizzatore veramente è fatto di persone che veramente si stanno adoperando, e come dicevi tu, forse adesso abbiamo la prospettiva di decollare. Potrebbe essere proprio quest'anno l'anno della partenza, per poter credere ancora di più. Della definitiva consacrazione. Della definitiva consacrazione. Anche se manca ancora, secondo me, ne parlavamo l'altra volta, Cosimo, manca la partecipazione della città di Pescara, nel senso della non competitiva. Lì bisogna lavorare, è vero. Infatti, conoscendo Mimmo, la prima cosa che ho cercato proprio di chiedere a questa associazione, noi ci mettiamo a disposizione al 100% per portare avanti e organizzare l'evento, dateci una mano a sensibilizzare Pescara. Non è facile, forse i pescaresi sono abituati alle tante manifestazioni, sono abituati a stare alla finestra, a guardare, magari ad applaudire. In questo stanno dimostrando di migliorare, infatti tanti atleti... Un po' timidi, un po'... Però sono timidi a buttarsi nella mischia. Esatto. E devo dire che però Mimmo, il Banco Alimentare e le scuole che al Banco Alimentare fanno capo ci stanno dando una mano, e quindi domenica vedremo Pescara passeggiare. Hai qualche altra domanda per Mimmo? Altrimenti passo alla Presidente, anche perché quando ci ribalta la Presidente devi averla in trasmissione. No, io so che volevo dare qualche dato tecnico proprio. La passeggiata è aperta proprio a tutti. I bambini che vogliono correre le gare riservate ai bambini correranno la gara bambini, gli altri possono passeggiare con i genitori, i nonni, eccetera. E so che il Banco Alimentare, oltre a mettere un gadget nel pacco gara che riceveranno tutti, ha pensato anche ad un'estrazione. Beh sì, è previsto per i partecipanti della passeggiata d'Annunziano un'estrazione, sono 3 macchinette di caffè Nespresso. A prescindere, con le iscrizioni. Alla passeggiata, poi sarà fatta l'estrazione, i primi 3 riceveranno la macchinetta Nespresso. Abbiamo anche per l'occasione fatto dei palloncini che daremo ai bambini che passeranno a Piazza Salotto, indipendentemente se si iscrivono o meno alla passeggiata, e qualche gadget che metteremo nello stand nostro, giusto? E più, sarà comunque uno stand informativo, quindi ci saranno dei piani che spiegheranno qual è l'attività del Banco Alimentare. Noi, rispetto a quello che stavate dicendo, abbiamo promosso la passeggiata, anche se siamo riusciti a fare 2 squadre per la staffetta che correranno con le maglie col logo del Banco Alimentare. Parecchi ci hanno promesso che si verranno a iscrivere lì sabato, qualcuno anche domenica mattina, vedremo. Di sicuro abbiamo i 90 bambini nelle scuole. Anna Michela, a proposito di domenica, vogliamo ricordare le gare e le partenze? Sì, anche perché sono diverse. Naturalmente, ecco, la gara principe è la maratona, la mezza maratona, la passeggiata, che partiranno, queste gare partiranno alle 9:15, e poi ci sarà la gara dei bambini, che divideremo naturalmente in categorie per età, maschili
femminili dalle 9:45. La maratona saranno due giri, sì, classico percorso? Sì, la maratona comprenderà due giri, mentre la mezza maratona ne comprenderà uno solo. Ovviamente è compreso il Ponte del Mare? Sì. Anche se per un maratoneta, però la bellezza... Sì. Quello è l'unica vero, spirita però... del percorso. Che bella spirita, ah. Cioè è corto ma... No, devo dire che i podisti anche cioè, gli anni precedenti hanno comunque apprezzato il ponte, anche se effettivamente c'è una pendenza rilevante. Cioè, Paolo, tu sarai della mattina presto per intervistare, noi chiedere... saremo lì con le telecamere della WISP di TV6 per seguire questa manifestazione e poi i nostri telespettatori potranno rivedere nei prossimi giorni, ma io volevo fare un plauso agli organizzatori, soprattutto al lavoro di Alberico, perché molte volte insomma non si sa bene quanto lavoro c'è dietro queste manifestazioni. Si arriva la mattina alle 9, si vede tutto pronto, il palco, il gonfiabile, tutti gli stand, molti non sanno che si è là dalla mattina dalle 4, dalle 5, si è dal giorno prima, tanti giorni, tante settimane di lavoro. Insomma, credo che quella di domenica sia la giornata in cui si raccoglie quanto seminato in tante settimane di lavoro. Ma poi ci sarai anche tu, tanto per cambiare. Ci sono? Così mi hanno detto, quindi insomma la tua presenza impreziosisce proprio diciamo, la manifestazione. Scherzi a parte, sarà una grande festa come è stata quella delle passate edizioni, tantissima gente. Tu prima parlavi delle previsioni meteo, è previsto bel tempo per la giornata di domenica. Stiamo rivivendo un periodo di tarda estate più che di pieno autunno e questo sicuramente non farà tu che altro sei che... iper aggiornato, anche perché sei anche responsabile dell'ANSA, pertanto chi più di te? Io guardo le previsioni a meno di insomma di clamorosi colpi di scena, come si dice in questi casi, parlano di una giornata estiva, quindi sicuramente non è un particolare l'avere il favore del meteo. Paolo, hai parlato delle passate edizioni, io da sempre sono presente, ringrazio Alberico e Anna Michela per l'invito, e a fine manifestazione, quando rimaniamo quattro gatti, perché alle 3, 3 e mezza, alle 4 di pomeriggio non c'è più nessuno, ma non ci sarò neanche io perché dovrò andare via un po' prima, diciamo. Noi alle 4 non ci sarò. Noi invece ci siamo lì e qualcuno vediamo che è proprio stremato, e tipo l'anno scorso un certo Franco schiazza, che ha detto aspettate perché devo andare a prendere qualcosa di buono da mangiare tra di noi, e non ricordava dove l'aveva messo. A distanza di tempo ha ricordato che l'aveva già mangiato con altri amici lungo il percorso, per dire a che livello arriviamo a fine manifestazione. Anna Michela, l'anno stress scorso, e esaurimento tutte e due. Anna Michela, l'anno scorso quanto ha dormito tra la notte di sabato e domenica? La notte di sabato è veramente dura. Poi riuscite a coinvolgerli la famiglia intera, dalla parte tua, da parte sua. Anche noi contiamo i molto genitori, sul volontariato, e quindi in primis la famiglia, per forza di cose, sono loro che anche adesso stanno lavorando veramente proprio in questo momento per confezionare i pacchi gara, che veramente saranno molto forniti, sia della maratona che della mezza maratona, che della passeggiata, e anche naturalmente ai bambini andrà il pacco gara. Ma le iscrizioni sono già chiuse? O... No, assolutamente no. Assolutamente no. Fino all'ultimo momento di domenica, fino a domenica alle 9, le iscrizioni sono aperte, anche però certo noi consigliamo di venire... Guerino e Bruno si incavoleranno perché... sì, però... tra l'altro sottolineiamo questa cosa, insomma, che ci saranno pacchi gara per tutti i partecipanti, anzi insomma certo. Lo spirito della tutti i partecipanti o tutti gli iscritti? No, i pacchi gara, no, perché ci iscriviamo pure noi, insomma, io potrei anche iscrivermi, non partecipare e prendere il pacco gara. Però voglio dire, questo è importante perché lo spirito della WISP è quello di far partecipare e di tra virgolette premiare tutti. Paolo, certo. Possiamo dire che sei cresciuto anche con la WISP? Ma come, per me è stato un grande piacere collaborare con la WISP. Ringrazio il presidente Carulli. Spero che entrando tra l'altro, qualche collega tuo ci ha detto che hai fatto un contratto ultimamente con una TV internazionale. Non facciamo nome, scherziamo ovviamente. Alberico, quanti atleti provengono da fuori regione?
Hai un numero già? No, no, un numero, perché le iscrizioni sono in continuo aggiornamento. Ne parleremo la settimana prossima. Esatto. Grazie, grazie Enrico, grazie, grazie Cosimo, buonasera. Grazie Anna Michela e grazie Paolo. Grazie. Ci vediamo domenica alla Maratona Città di Pescara, e noi saremo sempre qui mercoledì prossimo per la puntata che parleremo ancora della Maratona di Pescara. Buona serata a tutti. Song ever.